Prova. Un cordiale buon pomeriggio qui dal Pala Raiffeisen di Appiano Eppan per l'ottava giornata di ritorno, partita casalinga dell'Eppan contro la formazione del Sassari, tutte e due le squadre al gran completo in una splendida giornata e chiaramente manca anche il pubblico in una giornata del genere. Comunque, tutti in campo, arbitri presenti, Cardone e Cardone che dirigono questo incontro. E partita importantissima per la squadra dell'Eppan che è alla ricerca di punti, dopo che già l'andata è riuscita a battere, forse un attimino in un momento di difficoltà della squadra del Sassari, è riuscita a portare a casa due punti che vorrebbe tenersi anche oggi, chiaramente per la classifica molto importante, e anche la formazione del Sassari che chiaramente vuole dire la sua per il playoff e vuole tenersi la vittoria sul campo dell'Eppan qui al Pala Raiffeisen, in prossimativa del playoff scudetto. Squadre già quasi pronte, l'Eppan segnala chiaramente un cambio in panchina, è arrivato Malesevic Mile che è un allenatore che ha lavorato tantissimi anni in Germania al Melsungen in Bundesliga e per cui porta una grande esperienza nella pallamano e è venuto a dare forte alla società Leppan a cercare di dare degli impulsi maggiori per questo fine campionato.
Partiamo subito con le formazioni, con la squadra ospite. C'è in porta Spanu Marco col numero 1, Nardin Giovanni numero 5, il pivot Bargelli Raul numero 7, Querin Leonardo numero 8, Delogu Andrea numero 13, Halilkovic Damir 15, il 16 Leban Alessandro, alto portiere, il 17 Bombol Matteo, 18 Bardi Paolo, 22 il nuovo entry per la fine stagione San Paolo Valerio, numero 23 Bronzo Umberto, il 30 Mbaye Francesco, 33 Brzic Bruno, 52 Tabenge Cherubin. Allenatore Passino Luigi, e invece la squadra di casa col numero 1 Bortolot Samuele, Overauchia Niklas numero 6, Ljepcevic Dragan numero 8, il 9 Singer Simon, 10 Pircher Andreas, 11 Branch Thomas, 12 Rafael Christian, il numero 13 Widenhofer Alex, 17 capitano Pircher Moritz, il 18 giovane del vivaio casalingo Moran del Gabriel, 22 Starcevic Ratko, 30 Lazarevic Uroš, 34 Santinelli Omar, 39 Sepp Mattias, 61 Stankovic Nicola e 91 Moran del Bernd. In panchina come allenatore e mio fratello Foverotto e Mile Malesevic, anche lui in panchina. Come vi ho già detto, dirigono l'incontro gli arbitri espertissimi Cardone e Cardone. Diciamo che si è partita, l'Epan che è già al centro con la palla in mano. Sicuramente una partita difficile per l'Epan, considerato l'avversario tosto del Sassari, però i Tabangé, che Benjamin, che il new entry, anche lui, che ha già fatto vedere, soprattutto alla Coppa Italia, ha fatto vedere il valore di questo giocatore espertissimo e atletico. Per cui vediamo se i nuovi consigli che ha potuto dare Mile hanno dato dei frutti in questi ultimi 7-8 allenamenti. E così iniziamo alle 15.30 in punto questa partita. In porta abbiamo Raffl, la formazione è Oberauch, Lazarevic, il pivot Ljepcevic. Poi in centro gioca Ratko Starcevic, c'è Branch che è soprattutto il cuore nella difesa, e poi c'è Singer Simon sull'ala sinistra. Intanto una buona partita a tutti, questo è il primo incontro di oggi. Alle 15.30 ci saranno altri incontri molto interessanti. C'è il Brixen che gioca alle 18 a Carpi, anche questa sicuramente non facile per il Brixen, considerato che il Carpi si è molto rinforzato come squadra. Il Rubiera che gioca in casa contro il Conversano, poi dopo abbiamo alle ore 19 il Fasano contro il Siracusa, il Trieste che gioca in casa contro la formazione del Merano, e il Pressano alle 20 che gioca contro il Cassano. Tutte partite importanti per la classifica. Sappiamo che fino alla fine mi sa che non ci saranno dei pronostici sicuri, per cui molto equilibrato questo campionato, come già anche l'anno scorso, quest'anno ancora di più, nonostante diverse società che cercano di entrare in playoff e altre che lottano per non andare in playout. Palla, bella difesa intanto del Dimbaye, subito porta la sua esperienza in campo. Palla per l'Eppa, vediamo quanto lotta c'è già subito.
un minuto passato, 0-0 intanto, si sposta Kerin in centro. Tutti i giocatori alti, esperti, palla veloce, bella difesa intanto dell'Eppan. Bel tiro di Kerin, gol falsato dalle mani di Lazarevic. Ah, palla buttata via in attacco, Branch che non riesce a prendere la palla. Cembaye che va e subito Raffl para, ma c'è Nardin, questa ala velocissima che riesce a prendere la palla. 2-0 in questa è palamano bella, questa è palamano veloce come la volete vedere voi e noi tutti. Vediamo l'Eppan che schema difesa, palla al Sassari, Bruno Brzic che si lancia, ancora un po' di indecisione qui nella formazione dell'Eppan, vediamo cosa farà l'allenatore. Non si è ancora sentito la sua voce, per cui bel passaggio di Bruno Brzic che vede Halilković sull'ala. 3-0 subito, come un razzo il Sassari. Un po' in difficoltà l'Eppan con la difesa aggressiva. Della formazione ospite. Entra Oberauch. Branch, bel tiro fuori però dalla porta. Eppan che in pratica 3-0 per Sassari, e Eppan di nuovo in difesa nonostante che avesse la palla per l'inizio, per cui qualche attacco già andato male. Speriamo che anche per la morale, per il nuovo allenatore, che cambi qualcosa. Gol di bronzo. E c'è Zepcevic dopo il passaggio di Lazarevic che riesce a fare il primo gol per l'Eppan. Chiaramente c'è un Valerio San Paolo in porta che quasi riusciva ad agguantare anche questo tiro. È chiaro che questo giocatore venuto anche dal Bressanone darà i suoi frutti nell'ulteriore difesa del Sassari. E Sassari che ricordiamo qualche anno fa ha lottato in Serie A2 con l'Eppan nella finale. Altro gol di Nardin dalla posizione del pivot. A 1 il risultato qui a Eppan dopo 5 minuti di gioco. Bel giro di palla Lazarevic fuori questa palla, subito contrattacco veloce, Bruno Brzic che si lancia,
chiede il rigore, niente da fare, palla subito in contropiede, si corre qui, si corre. Lazarevic sbaglia di nuovo, cartellino giallo per Halilković e subito time out. Qualche consiglio dall'allenatore, vediamo che, e speriamo che dia i suoi frutti subito, perché il risultato 5-1 contro una formazione del genere sicuramente non facile per la formazione di casa. Ritorno in campo, le due formazioni, vediamo che cosa ha cambiato Mile nella formazione dell'Eppan, no, rimasta uguale, qualche consiglio tecnico e si riparte dopo 6 minuti e 30, risultato come vi dicevo 1-5 visto dalla formazione di casa. Marcato benissimo Yannick Lasobera sull'ala. Bel passaggio di palla, bel pivot. Palla recuperata da Starcevic, subito passivo. Arriva Singer che prende il palo corto. Altra parata di Valerio, motivatissimo come sempre. Poco spazio per Singer in questo tiro dall'ala, però sotto passivo e qualcosa si doveva fare. Arriva Kerin Tabangé, un cartellino giallo di Branch Halilković, giocatore fortissimo in attacco che in difesa, ma molto molto bravo anche educatissimo. Si scusa con Branch. Bruno Brzić, bella palla, invece Nardin, angolo troppo corto questo, non riesce a centrare la porta. Bene per l'Eppan. Giro di palla dell'Eppan. Branch, gol. Bel tiro, angolo corto. Non se l'aspettava Valerio. 2-5. Qui tutto dipenderà dalla difesa dell'Eppan se vuole fare un risultato. 2-5, 8 minuti giocati. Cambio Mbaye con Tabangé, attacco-difesa. Dragan Zljepčević che tiene... Marcato forte Tabangé. Palla recuperata. Fallo e passi di Lazarevic.
passi, fischiati passi a Starcevic, ha palleggiato, decisione forse troppo affrettata degli arbitri, comunque sembrava effettivamente così, e per cui palla di nuovo al Sassari, in attacco con Brzic in centro che dirige, vediamo Bronzo, Kerin, Tabanghe con un tiro forzato, angolo corto, Raffl pronto, vediamo Branch subito in contrattacco. Bel passaggio, 2 minuti a Bruno Brzic, bel gol questo di sì, bel passaggio come vi dicevo, arbitri che non perdonano, c'è stato l'ultimo passo che non gli è piaciuto di Bruno Brzic verso Singer, arbitri come vi dicevo espertissimi, 3-5 il risultato dopo 2 attacchi sforzati della formazione ospite. Tempo fermo intanto, si ricomincia. Squadra ospite senza portiere. Vediamo se Lepan riesce a fare qualche gol facile, però prima bisogna prendere questa benedetta palla in difesa. Schema, arriva Tabanghe, Kerin, di nuovo Tabanghe, Bardi, angolo corto, Kerin, specialista in queste cose, tiro veloce. Non va Oberau, va. Non va, non vedono l'ala sinistra. Ecco, adesso Starcevic vede Lazarevic, tiro forte, angolo basso, 4-6 il risultato. Comunque 1-1, nonostante che Lepan è in superiorità numerica, fino adesso non è successo un granché. Bardi, questo centrale francese arrivato quest'anno nella formazione del Sassari. Diamo Tabanghe, Kerin che lotta, giocatore fortissimo sia in difesa che in attacco, molto fisico. Passivo, decretato, palla recuperata, parata da Raffl, recuperata, non spinge Lepan, non spinge. Marcatura stretta su Lazarevic, vediamo se viene su Jan-Niklas Oberau. Fallo su Jan-Niklas Oberau. Non si sono capiti Singer e Oberau. Gol. Tiro falsato anche questo di Lazarevic. 5-6. Visto dalla formazione di casa, che devono crederci, c'è un nuovo dirigente sulla panchina che chiede cuore e impegno, e per cui partita importantissima per Lepan,
anche se è contro una formazione tosta qui al Pala Raiffeisen. Brzic può cambiare tantissimo, Pasino in attacco, vediamo, gol di Brzic, sottomano, il suo sottomano pericoloso, Singer, bravo, bella palla, visto per fortuna da Starcevic, Singer, 6-7, gol fatto in 5 secondi, entra in difesa Stankovic. Un po' di pausa per Uroš Lazarević. Bella difesa adesso anche di Stankovic. Non si capisce, Bruno Brzic con Bronzo, subito in attacco. L'arbitro si è messo in mezzo anche lui, fallo su Zdepcevic. 6-7 il risultato. Eppan che lotta per il pareggio qui intanto. Vediamo Stankovic, difeso da Mbaye. Arriva Jan Niklas Oberauch. Fallo. Recuperata la palla di Singer. Poteva starci un rigore non decretato. Bella difesa. Stankovic che non attacca, arriva Branch, tiro, parata di Valerio, subito contrattacco, veloce, Mbaye, Kerin, facile, niente da fare per Raffl, un po' di confusione nell'attacco dell'Eppan. Vediamo Stankovic che arriva al centro. Vola Jan Niklas Oberauch, non tira bene. Parata Valerio. Subito si va Bronzo, niente da fare. No, niente, c'è Raffl. Sembrava troppo grande l'angolo per, ecco, se la riprende Halilković, furbo in difesa, si prende questo pallone che era indirizzato a Jan Niklas Oberauch. E chiaramente qui abbiamo a che fare con dei giocatori espertissimi, entra Bargelli come pivot. Passino che qui può far girare tutta la formazione senza grandissimi problemi. C'è Bronzo che adesso è anche sul terzino. De Logu Andrea all'ala. E time out che chiede Passino per la Sassari, 18 minuti di gioco, 6-8 il risultato e un attimo di pausa anche per noi.
si riprende il gioco e entra il capitano Moritz Pircher. Cambio tattica di Malesevic. Pircher Moritz che difende secondo. E subito gol. Lazarevic che qui non è stato attento. Subito gol dopo Lazarevic che era ancora coi pensieri fuori campo. Vediamo Moritz Pircher cosa riesce a fare. Stankovic, Oberauch, lotta. Stankovic troppo vicino alla difesa. Questo giocatore alto quasi due metri, troppo vicino. Dovrebbe essere il tiratore da fuori, c'è Lazarevic. Lotta Pircher, c'è Passino che sembra essere quasi in campo. Tiro Lazarevic. 7-9. Lazarevic che oggi si è spostato in centro anche per lui, difesa non usuale. Queste sono le novità del nuovo mister in panchina. Due giocatori alti in centro per dare difficoltà a Tabanghe. Però vediamo Oberauch qui che non è sveglio, si fa scappare l'avversario. Queste sono le giocate da evitare, troppo facili. Mancanza di concentrazione dell'ala destra. Passaggio al vento di Stankovic. Palla recuperata, no, fuori. Vediamo. Sette, dieci risultato. Chiaramente non si potevano chiedere dei miracoli al nuovo mister in panchina, ma un'attenzione maggiore. Sì, c'è Zljepcevic che qui dà una spinta all'ala sinistra, Nardin che è entrato, l'ha spinto verso lo stesso giocatore, si becca due minuti, brutto fallo, forse non intenzionale, ma era in corsa, si scusa con Nardin che si è schiantato sul proprio compagno. Eppan in 5 in difesa, vediamo un momento molto importante della partita perché Eppan che ha sotto di 3 gol sicuramente non gli aiuta moltissimo questa situazione, ma parliamo ancora di 40 minuti di gioco, l'importante è che la partita non scappi via. Tabanghe, Nardin che è di nuovo pronto, Brzic, c'è fallo su Bronzo ovviamente gioca parecchio su questa posizione. Brzic, il dirigente, vediamo, passaggio, Nardin sbaglia, pararaffle. Poteva andare Tabanghe, invece passaggio a Lala che non riesce a fare gol. 7-10, adesso ci sarà la marcatura su Lazarevic, vediamo cosa fa Leppan, dovrà salire in cattedra sul terzino Oberauch. Uroš Lazarevic che va a fare il pivot. Bel gol,
Stankovic, missile. Queste sono i tiri. E poi Bargelli da solo. Graffel che si chiede dove erano i suoi compagni, infatti era lì da solissimo. 8-11, risultato. Tanti gol presi malamente dall'Eppan per la mancanza di concentrazione e di organizzazione ogni tanto. Vediamo, Singer non trova il compagno Stankovic. Vediamo cosa fa. Dio, gol, parata micidiale di Valerio. Veramente all'angolo riesce a tirare fuori questa palla, niente da fare per Stankovic che ha tirato benissimo. Bravo Valerio, queste sono le qualità che chiaramente si è cercato, che offrendogli il contratto per la fine, per il fine stagione. E qui Bargelli che tira male, c'è il palo. 8-11, arriva Moritz Pircher, sfondamento chiesto, invece palla buttata via, parata di Valerio. Vediamo Tabanghe, niente da fare, si scalda la panchina. Gli arbitri hanno fatto correre questo sfondamento perché comunque la palla è uscita. Si scalda un po' le anime su questa decisione. Tabanghe, bel salto, bella parata di Raffl. Soffre l'Eppan, Moritz Pircher. Intanto respira anche Starcevic. E due minuti, saranno due minuti anche questi. Stesso fallo, Moritz Pircher che va a sbattere su Nardin Tabanghe. Beh, giustamente due minuti anche su questo lato qui. Se prima è stato chiesto perfino un rosso, doveva essere rosso anche questo. Comunque niente sangue per fortuna, visto da questa postazione, una manibola forse, ecco. Però c'è Baie e la panchina che si scalda, ma niente di particolare, un fallo brutto, ma è lo stesso fallo che c'è stato poco prima. L'unica cosa che non devono scaldarsi le anime, perché gli arbitri hanno giustamente fischiato il fallo destra e sinistra. 6 contro 5, entra Lilkovic. Otto-11 risultato. Pircher ancora in campo, per fortuna. Vediamo Pircher. Va da solo, bel gol, entra in difesa, bello il capitano. 9-11, importantissimo. Questa è la sua, lui che non è così alto, deve entrare in difesa fra 1 e 2. Anche se la manivola non è perfetta, però lotta, emozioni, queste sono le cose che chiediamo ai nostri giocatori. Emozioni in campo. Vediamo arriva Logu, va secondo pivot. Brzic marcato bronzo. Cosa fa? Bella palla, palla buttata via all'angolo. Eppan che recupera una palla importante. 4 minuti alla fine del primo tempo, sotto di 2. Non è così tragica vista dalla squadra di casa questa partita. Sicuramente nuove emozioni danno
delle forze in più. Vediamo Stankovic. Stankovic deve andare, palla buttata anche questa, anche se era toccata dalla difesa. Gol Nardin. Qui c'è stato l'arbitro che non ha visto il tocco, infatti doveva essere quella De Pan perché era stata toccata dalla difesa. Comunque succede. 9-12, non sarà questa che deciderà la partita. Gol, bravo Boris Pircher, lui che fa i gol da fuori, Stankovic che non si prende la responsabilità. 12-10 visto dal Sassari, meno 2 per Lepan, e Moritz Pircher che dà una mano importantissima alla sua formazione. Ricordiamo che era fra i più forti giocatori sempre negli ultimi anni, dopo qualche infortunio grave deve ritrovarsi. Qui 2 minuti, una furbizia di Bronzo, certamente le mani all'altezza collo, però Bronzo che qui se l'è cercata questi 2 minuti trattenendo anche Zljepcevic, per cui 2 minuti a Zljepcevic Dragan, i secondi 2 minuti, difficoltà anche per il secondo tempo su questa posizione. Vediamo cosa deve cambiare Malesevic in difesa. Non si risparmiano queste due formazioni, che però vanno d'accordissimo, giocatori molto bravi, leali in campo di solito. Bargelli, due pivot adesso. Bronzo, palla, per fortuna, palla recuperata da Lepan. Bravo Raffla anche in questa occasione. Vediamo se Jan Niklas Oberauch può dare qualche spunto in più. Lui velocissimo, brutto fallo questo di Bargelli, brutto fallo in faccia diretto. Parlavamo di giocatori ideali, 2 minuti, oggi gli arbitri vanno avanti coi falli in faccia a 2 minuti, bene così finché rimane, le decisioni rimangono così, ma brutto fallo veramente di Bargelli, conoscendolo sicuramente un fallo di motivazione in difesa e non un fallo personale. Comunque Niklas Oberauch con un naso rosso ritorna all'ala. 5 contro 5, 2 minuti dalla fine, meno 2 per Lepan. Non entra bene Niklas Oberauch. Palla recuperata, ma si scontrano Brzic e Pircher Moritz. L'arbitro chiede la calma. Questo è l'arbitraggio, a vedere, dove l'arbitro alza la voce e fa capire che il capo a dirigere è lui. Vediamo Tabanghe, bel passaggio Bruno Brzic, Tabanghe, bella difesa anche dell'Eppan, che sono in 5 contro 5, spazi ristretti, Bronzo trova l'angolo, niente da fare per Raffel. 13-10, lottatissima, bella vedere.
Intra Sljepčević, 6 contro 5, vediamo se è il momento buono. Mancano 30 secondi, deve concludere l'Eppan, deve concludere, passa la palla, fischio dell'arbitro prima. Vediamo, 20 secondi, Moritz Pircher, ma passaggio brutto, brutto, c'era lo spazio davanti, non riesce, e gol di 14-10. Gol, scusate la pronuncia, purtroppo Moritz Pircher qui invece nell'area da solo butta via un punto. 14-10 a fine primo tempo, manca un po' di fluidità in questa squadra dell'Eppan oggi, vediamo se c'è un secondo tempo, ci vediamo fra 10 minuti.
bite. Woo! Give me a bite. Woo! Kiko! Give me a bite. Woo!
Bene, pian pianino si riprende questo incontro 14-10. Il risultato visto dalla formazione del Sassari. Entrano in campo intanto già le formazioni. Fra due settimane ci sarà anche la partita contro il Bressanone qui in casa al Palla Raiffeisen, con una manifestazione alle 15:30, una partita, una manifestazione di inclusione, dove giocheranno dei ragazzi dell'Ucraina e dei giocatori qui in campo nella pallamano Eppan, dopo chiaramente l'incontro contro il Brixen. Vediamo cosa è cambiato. Cambiato Starcevic di nuovo in difesa, Stankovic, tutte persone alte qui in difesa. 6-6, rimane in porta Raffl. Qui Leppan che all'ultimo minuto purtroppo ha buttato via un risultato importante per la fine del primo tempo, che doveva essere un gol di Moritz Bircher, invece no, il gol l'ha fatto il Sassari alla fine, per cui si ricomincia un'altra lotta, altri 30 minuti, Tabanghe, bello, veloce, bel tiro parato da Raffl, non preciso. Vediamo Starcevic, tiro anche Valerio Sampaolo pronto sull'angolo. Fa vedere il suo valore il portiere del Sassari. Si ritorna in difesa per Leppan. Kerin di nuovo al suo posto. Bronzo che viene su. Tabanghe, difesa forte. Kerin, Tabanghe. Bruno Brzic non trova la porta. Vediamo Stankovic. Va, vola! E invece difesa. Rimane Leppan in possesso di palla, arriva Oberauch. Niente gol intanto per Oberauch nella prima parte dell'incontro. Lazarevic marcato, va a fare il pivot. Anche questa parata di Valerio. Tabanghe, passaggio, palla recuperata. Vediamo Lazarevic che si prende il cuore. 11-14, un avvio non preciso del Sassari. Eccezionali comunque questi giocatori e la panchina della squadra ospite. Vediamo Brzic, Tabanghe, Kerin. Arriva Bruno Brzic, Kerin passa la palla, Tabanghe si alza, veloce, palla veloce, niente da fare, difesa buona, Raffl pronto, parata e subito Lazarevic, Starcevic. Lazarevic, fallo e passi, rimane comunque in attacco Leppan.
abbiamo, vediamo, Lazarevic, Starcevic, palla Singer, angolo difficilissimo, non apre le gambe il portiere per far passare la palla. E fallo di Singer, non capisce Singer, 2 minuti di esclusione per lui. Bronzo, Bronzo prende il palo a Halilković, subito recupera Raffl, non può fare niente, 11. Quattro le lunghezze di vantaggio adesso, arriva Branch di nuovo in attacco, sostituisce Stanković. Bella rotazione anche nelle file dell'Eppan. Branch, errore tecnico di Branch, subito che entra e passa la palla direttamente a Lilković. 5 i gol adesso, sono passaggi che si dovrebbero evitare. Vediamo Oberau, Starcevic, Stanko, Branch, marcatura stretta della difesa, Eppan che 20 secondi che sono in inferiorità. Vediamo Jan Niklas, vediamo Oberau, marcato forte, Starcevic. Bel passaggio al pivot, Kerin si scusa e qualche secondo ancora Eppan in inferiorità, vediamo, arriva Singer, fallo su Lazarevic. Tiro parato anche questo, Valerio Sampaolo crea un muro in difesa, 5 adesso questi gol difficili da recuperare per l'Eppan. Brzic, Tabanghe, Kerin, questo e l'attacco micidiale del Sassari, Halilković. Palla recuperata da Jan Niklas Oberau, Starcevic. Vediamo Singer, Singer tira male, Singer preso in pieno le gambe di Valerio Sampaolo, forse pensava più al fallo che non c'è stato il contatto. L'Eppan sciupa tantissime occasioni, c'è Raffl pronto, butta la palla di nuovo a Singer, Singer! E fa gol stavolta, 12-6, bel passaggio di Raffl, come vi dicevo sciupa tantissime occasioni, il Sassari che non è imprendibile. Vediamo, c'è di nuovo Bronzo sul terzino,
entra De Logu sull'ala, bella combinazione che ha Passino. Bruno Brzić, gol per lui. L'arbitro che si fa ingannare per un sfondamento che si è cercato Bronzo. Furbo in questa occasione il difensore del Sassari. Nel giro di 20 secondi hanno ribaltato di nuovo il piccolo recupero dell'Eppan. Due i pivot adesso. Bronzo che passa a Lilkovic. A Lilkovic trova il gol su Raffl. Passaggio adesso su Jan-Niklas Oberauer che perde palla. Tanti errori tecnici in questo secondo tempo dell'Eppan. Più 8 per il Sassari. Il mister in panchina che già è pronto per il time out. Si sta scaldando le corde vocali, penso. Tabanghe, Bronzo gioca benissimo su quella posizione. Fallo. Bruno Brzić che recupera la palla. Va Jan-Niklas Oberauer. Vediamo, questa volta il primo gol per lui. 13-18, 10 minuti giocati. Incontro combattuto, con tanti errori tecnici comunque da parte dell'Eppan. Peccato, perché il risultato poteva essere già un po' diverso. Vediamo comunque Bronzo che entra da solo. Raff in mezzo alle gambe. Vediamo Starcevic, passaggio a Dragan Djevic. 14-19, rimangono sempre 5. Tabanghe in centro. Arriva Brzić. Fa un bellissimo gol, angolo lungo, difficile. Però è la sua specialità, importante questo giocatore. C'è Sarcevi, bel sottomano anche da lui. 15-20, secondo tempo molto più accentuato per i gol. Lilkovic, arriva Brzić. Tabanghe lotta, recupera la palla. Starcevic, passaggio difficile per Branch. I gol facili li fa il Sassari, sembra. Questi sono passaggi da solo davanti alla porta, difficili e anche difficili da prendere per il compagno che non se l'aspetta.
ricordiamo che l'Eppan fra due settimane va al Cassano, partita decisiva. Sbaglia Overauch, recupera Zljepcevic, 16-20. Sono 16 minuti da giocare. Vi dicevo, 4 gol adesso il vantaggio del Sassari, che mantiene comunque salda questa situazione. Bronzo, Brzic, Bronzo che para Raffl, ma in ritardo Branch, rigore netto. Il tempo che scorre, Tabangé contro Raffl. Raffl non riesce a prendere questo volley di Tabangé. Ritmo in questo secondo tempo. Starcevic, Branch, marcatura a uomo su Lazarevic. Vediamo. Branch, Brengol, bel gol lungo. 17-21. Tabangé che non si alza da fuori oggi, la sua specialità di solito, comunque giocatore che fa scorrere bene la palla. Bronzo, Tabangé, Bruno Brzic, arriva Bronzo, passaggio, fallo su di lui, a Tabangé per terra, arriva comunque. Tempo fermo, si asciuga il campo. Sempre 4 i gol di vantaggio, sotto passivo, vediamo cosa fa Bronzo, fa gol, tira da fuori. Lazarevic, Jan-Niklas Oberauch, c'è un maestro in porta, Valerio San Paolo, non tira bene Oberauch, non salta verso il centro. E non si fa pregare due volte, chiaramente, il portierone in porta del Sassari. 22-17, si ritorna alle 5 lunghezze. Siamo Tabangé, passi, potrebbe essere passi questi. Sempre passivo Brzic che dà la palla volante, Girella, niente da fare, prende la palla, non prende la palla Zljepcevic, adesso ritorna in Nardin, sfondamento di nuovo, vediamo Starcevic, fa gol. ...18-22, lotta l'Eppan, non riesce ad avvicinarsi a questa formazione del Sassari in modo deciso.
Vediamo Delogu che tenta di entrare. Bronzo, bella, bella difesa su Tabanghe, che oggi non riesce a esprimersi a fuori. Ormai lo conoscono anche i suoi avversari. Time out richiesto dal Sassari a 18 minuti e 40 dell'incontro, e più 4 sempre per la formazione. Per la formazione. Riprendiamo, 11 minuti e 20 da giocare, in attacco il Sassari. Vediamo il consiglio subito preso dai ragazzi. E fa gol di nuovo Bronzo. Come terzino, palle di più che sull'ala ormai, anche perché c'è la possibilità di mettere Delogu sull'ala. Passaggio lungo, Branch, Singer, Uroš Lazarević che entra di nuovo come pivot. Gol di Branch. 19-23. Partita che sta scorrendo via con questo risultato, 4-5 di distacco. Vediamo dello Tabanghe. Da solo, passaggio, Brusic, pivot, bello, bella difesa comunque. Delogu che esce, naso sanguinante, rientra Kerin, Bronzo si sposta. Il medico già da lui. La fortuna che abbiamo il medico Torino, per cui niente problemi. Bronzo che sta facendo difficoltà. Questi sono i gol di Nardin, la sua specialità, che fa gol da angolo morto proprio. Starcevic non trova il compagno. Arcevic, Jan Niklas Oberauch, due pivot, ci pensa Singer, ma non apre come già l'ultima volta, niente da fare, questi sono, questa è la differenza, che c'è il gol di Nardin da un angolo morto, invece non quello di Singer. Adesso 9 minuti alla fine, più 5, qui adesso ci vuole un mezzo miracolo. Vediamo cosa si inventa il mister in panchina dell'Eppan. Nardin.
tempo che scorre, passivo Kerin tira, prende le mani di Branch, fa gol. Starcevic, fortunato, due pali, palla che non esce, si blocca per la Pece per terra. Peccato, più 6, partita ormai che sta scorrendo nelle mani con i due punti al Sassari. Brzic, Kerin, Bronzo, si alza, palla via, Raffl, ci vogliono gol veloci adesso, Branch, vediamo, gol cercato ma senza decisione per Branch, vediamo, recuperata, Singer, gol. 20-25. Sette minuti. Bronzo, Tabanghe, Bruno, Bronzo che blocca, Singer subito lì pronto, Tabanghe che oggi non riesce, Jan-Niklas Oberauch, il primo gol dall'ala, 23-40, il risultato è 21-5, ci vuole un maxi sveglia adesso per l'Eppan per questi ultimi 6 minuti se vogliono cambiare il risultato. Entrerà Bircher. Bene. Palla di nuovo regalata al Sassari, una palla non precisa da Jan-Niklas Oberauch, troppo alta, traiettoria sbagliata di Singer in questo caso. Brzic. Tabanghe, piede, Dragan fa il 22-25, nonostante tutti gli errori, sono ancora lì, a meno 3. Cambia Bargelli, arriva Halilković. Viene già chiamato il passivo da parte del pubblico. Bronzo che cerca il compagno, non lo trova. Vediamo se l'arbitro quando... ecco, alza la mano adesso. Bruno Brzic va da solo, trova il gol. Gol importante adesso, 4 minuti alla fine, più 4. E c'è il time out chiesto da Leppan e un minuto di pausa per tutti noi.
Ecco che riprendiamo, ultimi 4 minuti, più 4 sempre Sassari che ha condotto questa partita per tutto il tempo che si è giocato. Starcevic, terzino sinistro, adesso è entrato Moritz Pircher. Qui ci vuole velocità adesso, subito gol veloci, importanti. Branch si sposta al terzino destro, prende il posto di Lazarevic. Jannik Lasovera, stretto, marcatura stretta per lui. Vediamo, manca l'ala destra, arriva Moritz Pircher. Vediamo, palla data alla difesa e penso che questa parata di Raffl, miracolosa su Tabanghè, ci vogliono Branch, errori tecnici, Branch, passi in una situazione del genere, purtroppo cose non devono succedere, purtroppo Leppan, alto attacco regalato. 3 minuti, non è cambiato niente, solo passato un minuto in più. Il Sassari che si porta a casa questi 2 punti importanti per loro, e Leppan che non è riuscito a strappare un'altra volta 2 punti. Rigore decretato su Bronzo, sul fallo di Bronzo. Tabanghè che di nuovo lì, gol 27-22. E prende le ragnatele dall'angolo Valerio Sampaolo. Bel tiro questo di Starcevic, però chiaramente il portiere prontissimo. Palla sporca adesso. 1 minuto e 40. Più 5 Sassari, partita ormai decisa. Facile questa giocata. E fa gol, buon gol. Ennesimo tiro di Singer fuori questo. Troppo rispetto di Valerio che gli ha parato 3-4 palloni netti dall'ala. 29 sono 50 secondi, più 6 il risultato. Eppan che non è mai riuscita a raggiungere il Sassari, si è sempre comportata benissimo. Parata di Raffl. Quindici secondi. Ci sentiremo fra un mesetto. Intanto c'è il gol di Halilković. Ultima cosa, 29-22 il risultato. L'incontro finisce così. Sassari vince al Pala Raiffeisen e ci sentiamo alla prossima. Buona pallamano a tutti e ricordatevi, alle ore 18 iniziano altri incontri importanti. Un saluto da Ricci e alla prossima.
Eccoci qua alle interviste, coach Passino del Sassari, dove l'Eppan ha fatto un risultato fuori casa e dopo c'è stato il passaggio al nuovo coach qui, vecchio nuovo coach, diciamo così, che è ritornato a dirigere la formazione del Sassari, che oggi ha fatto una bellissima, penso, partita molto molto ordinata e sicuramente anche superiore, e il risultato gli dà ragione, più 7 alla fine per Sassari. Ma noi temevamo molto questa partita, intanto per il risultato che ci è andato, ma poi anche perché sappiamo che Eppan ha un potenziale molto alto, una squadra che ha un reparto di terzini importanti, due ali buone, il pivot eccellente, una coppia di portieri che lavora molto bene, quindi siamo venuti qua preparando la partita, abbiamo giocato secondo me abbastanza bene, ordinati, abbiamo sprecato molto meno rispetto ad altre partite, e sapevamo che era difficile, poi abbiamo preso la squadra probabilmente in un momento delicato, perché il cambio allenatore può portare dei vantaggi, ma qualche volta capire i nuovi dettami tattici eccetera comporta sempre un po' di tempo. Io vedo la squadra di casa molto bene, una squadra che secondo me può far bene salvarsi in un campionato che veramente è molto combattuto, dove il livello è molto alto, ogni partita è una guerra. Infatti ogni partita è una guerra, ne saprà il Sassari prossimamente, che ha un, da quello Triti. Che ho sentito, ha un viaggio molto lungo di una settimana, dove c'è il Bressano, dove c'è il Brixen fuori casa, dove si fanno praticamente tre partite fuori casa, se ho ben capito. No. La prima sabato prossimo giocheremo in casa col Bressano e poi andremo a recuperare il match di Brixen e poi sabato l'altro saremo a Fasano. È un trittico importante, noi dobbiamo essere bravi, lucidi, preparare bene le partite, sappiamo che giocare fuori casa sarà difficile e sappiamo che comunque in questi 10 giorni ci giochiamo una fetta del campionato. Noi ci arriveremo penso bene, perché comunque vogliamo arrivare ai playoff, perché vogliamo fare bella figura, perché siamo convinti che quello che stiamo facendo, il percorso che stiamo facendo è un percorso positivo e che ci può portare sicuramente ai playoff. Però ripeto, è un campionato duro dove tutte le partite che restano sono molto aperte e qui chi sbaglia di meno arriva alla fine. Beh, intanto il coach ha già portato a casa una coppa quest'anno importante, sicuramente meritata, come dicevi vi giocate una fetta di campionato, però ci sono 12-13 giocatori che può ruotare il Sassari, per cui quello forse può essere... Sì. Non c'è dubbio che il roster è un roster importante, peraltro oltre a questo devo dire che i ragazzi sono molto disponibili, seguono molto con grande condivisione tutto quello che facciamo, qualcuno si adatta in ruoli dove magari potenzialmente pensava di non poterlo fare. Io di questa squadra sono molto contento e spero che da qui alla fine della stagione possiamo ottenere dei buoni risultati, ma soprattutto quello che mi piace pensare è crescere sempre partita dopo partita e migliorarci. Bene, allora facciamo in bocca al lupo al coach per il prossimo campionato. Grazie, gentilissimo. Altrettanto alla squadra di casa. Grazie. Grazie. Ed eccoci qui col portiere di casa che oggi ha giocato tutti i 60 minuti con un Eppan diciamo ringiovanito in certe situazioni si è però anche visto delle indecisioni, troppe palle buttate via e questo qui diciamo è stato anche forse una grande differenza nel risultato. Christian, cosa hai visto, cosa ci racconti di questa partita? Sì, ho visto una squadra che ha combattuto 60 minuti, non dimentichiamo che abbiamo giocato contro il vincitore della Coppa Italia, quindi
Sicuramente sapevamo che non diventa facile, abbiamo mantenuto, soprattutto noi abbiamo mantenuto un ritmo abbastanza alto e alla fine diciamo il risultato secondo me non rispecchia quello che era la partita, perché a 5 minuti alla fine eravamo ancora o meno 3 o meno 4, quindi ho visto una squadra che ha combattuto e secondo me siamo su una buona strada. Adesso ci aspettano le partite contro i nostri avversari diretti che dobbiamo vincere assolutamente. Già la prossima settimana giocheremo la prima finale e pertanto ci dobbiamo preparare bene. Ecco, adesso ci sono due settimane di tempo, Christian, per preparare la partita già quasi decisiva nel senso per avere ancora la possibilità di non andare ai playoff in casa del Cassano. Sappiamo che il Cassano ha dato veramente del filo da torcere un po' a tutti, soprattutto in casa. Ci vorrà un Eppan ottimo per portare a casa i due punti. L'allenamento è cambiato qualcosa anche all'interno della squadra. Cosa sono le novità più importanti di questi ultimi 10 giorni? Sì, noi col nuovo allenatore ci prepariamo soprattutto fisicamente bene. Adesso ovviamente non posso dire tanto dopo 10 giorni. Lui parla tanto anche con i giocatori, guarda sulla individualità, però vuole un gioco di squadra. E secondo me questa è anche la strada giusta, perché se vogliamo andare a vincere contro Cassano, Trieste, dobbiamo giocare come squadra, e perché secondo me noi come squadra siamo più forti degli altri. Ecco, questa è la parola decisiva. Alla fine Eppan deve dimostrare di essere una squadra solida, i giocatori ce li ha, la società penso che abbia fatto di tutto, l'allenatore è super motivato, e per cui un bocca al lupo per la prossima partita fuori casa, e poi fra un mesetto ci sentiamo di nuovo qui contro il Bressanone, dove giochiamo in casa. Grazie Ricci e faremo di tutto. Bene. Ok, danke dir.